Attenti a quei due, un programma esplosivo condotto da Turchese Baracchi ed Edoardo Tavassi. Edoardo Tavassi! Eccoci! E vai! Turchese! Come stai? Molto bene, un bau bau pure da Minù che sta qui, chissà cosa farà oggi, magnerà qualche cavo? Cioè magna di tutti, quindi non credo, cioè, non è rimasto più nessuno. Vero patatina? Il cane che si nutre di cavi e basta. Sì, di ca? Vi. Di bravo. Cavi, no, perché già iniziamo così già la puntata. Già iniziamo, cioè, subito, andiamo male, bomba! Perché ragazzi tenetevi carichi perché oggi sarà una puntata bollente, piccante, veramente hot. Da quelli nonne che si è dall'ascolto... Spegnete tutto perché oggi... Le nonne, secondo me ne sanno più 5 perché oggi l'argomento sarà il sesso. Allora, ricordiamo anche una cosa importante, il nostro hashtag di Twitter. Esatto, TNT On Air. Quindi hashtag TNT On Air. Andiamo a scalare le vette del... Beh, siamo sempre primi. No, primi, una volta terzi. Comunque siamo sempre in zona Champions League. Sempre in tendenza. Beh, vabbè, voi twittate. Magari tu potresti anche leggere ogni tanto qualche tweet, perché secondo me potrebbe essere una buona idea. Hai ragione, ma non ero preparato e questa cosa quindi non la farò. Oh mio Dio, allora Edoardo non vi leggerà ora, però vi leggerà dopo, quindi twittate e dai, è tutta. Vabbè, dicevamo, voi quante volte avete guardato i vostri cartoni animati della Disney? Tanto, un'infanzia. Qual è il tuo preferito? Allora, in assoluto credo La spada nella roccia. Ah. Sì, so anche fare la voce di Anacleto e Merlino. Ah, senti, te la faccio. Vai. Senti un po', zuccheriera, quel servizio da te è abbastanza incrinato. Dove ero rimasto? Ah, ho capito, è così, è così. Oddio, che carino, bravo, applausone. Grazie. E vai. Beh, io se vuoi posso fare Magamagò, rimanendo dai, in che tema. Ci somigli pure, vai. Che diceva? Merlino! No, la Magamagò fa una cosa che è terrificante. Ah. Se te pensi che quello è un cartone animato comunque per bambini, c'è la scena dove il piccolo Semola è trasformato in un uccellino che cade nel camino della Magamagò e fa un colpo di tosse. C'è la Magamagò sul tavolo che fa: sento che qualcuno sta soffrendo. Che bellezza! Speriamo sia qualcosa di grave. Io ero sconvolto da piccolo perché è una cosa di una malvagità assurda. Ecco. Oh mamma mia, è vero. Però parliamo di cartoni animati della Disney che fin da piccoli ci hanno, sì, ci hanno voluto mandare dei piccoli messaggi subliminali. Che noi forse neanche sicuramente io non mi sono mai accorta di questi messaggi subliminali. No, è che è come sei cresciuta, tu, capito? Sì. Cioè, perché è nell'inconscio che tu da bambino guardavi Bianca e Bernie, ad esempio, e vedevi che c'erano donne nude dietro a loro che volavano sull'Albatros, no, gente che copulava. Non me ne sono mai accorto perché sennò avrei preso la famosa VHS, avrei messo in pausa esattamente in quel momento. Però non me ne sono accorto. E Jessica Rabbit quando casca, hai visto che non aveva le mutandine? No, l'ho viste tutte dopo. Purtroppo me le sono perse sul momento. Però ce e ne sono. L'elezione del prete che sposa invece il principe Eric nella Sirenetta. Vabbè, la Ursula trasformata in Vanessa. Ma ce ne sono veramente una marea. Ma che poi la Disney si è accorta che tutti si sono accorti e li ha levati alcuni. Però alcuni, se te vai a casa e la tua bella collezione della della Disney, la cassetta della Sirenetta, tu puoi vedere che sullo sfondo sì, in fondo al mar. Puoi vedere. Potevo fare sei io, veramente, no? Sì, sembri proprio lei dopo l'incidente. Senti. Ma lei è brava a cantare, Turchese. Me la levate dalla radio e gli fate fare la cantante. Esatto. Se te vedi la copertina della Sirenetta, dietro c'è il castello meraviglioso, tutto dorato. Vabbè, c'è un pene di dimensioni bibliche dorato che è posizionato al centro. È lì ed è nella copertina. E tutti i bambini che guardano questa cosa e non sanno, poi magari dice: guarda, mamma, mi ha comprato la Sirenetta. E dietro il castello. Un pene. E no, ma è una cosa mai vista, cioè dorato. Un gigapene. Sì, un gigapene. Tra l'altro ce n'è anche un'altra di scena storica di Topolino e Minnie, dove il vestitino... Adesso li vediamo perché allora, li mettiamo adesso la nostra regia. Ci abbiamo dietro come sfondo proprio il castello che raffigura col questo pene.
dorato, e mentre Ariel è felice e contenta e Ursula invece è arrabbiata. Andando sempre più giù troviamo invece sempre della Sirenetta, non Sebastian, si sa per quale, il nostro Sebastian che sta cantando questa canzone. No, alziamola un po', che carino. Ecco, però lui è palesemente è di forma fallica, compresi i testicoli, cioè l'hanno disegnato. Io non voglio fare quello che ci vuole vedere il marcio, però è palesemente, ci vedi il sesso, ci vedo del sesso qui in mezzo alla statuetta sulla torta nuziale di Ariel con le colpisce. È un buon auspicio, cioè vi siete sposati, vi amate, tanto sesso per voi, no? Esatto. Poi nel Re Leone c'è, cioè il messaggio subliminale, si può notare nella locandina di presentazioni quelli che dovrebbero essere il naso e la fronte del felino, altro non sarebbero che la silhouette di una donna nuda. Avrete due chiappe che sono il, sono due chiappe veramente, sembrano belle foto, belle chiappe, poi sì, sembra mica brutte, la classica foto dei tramonti a Fregene, no, che si fanno su Instagram, le chiappe, eccolo lì. Poi vabbè, questo penso che sia il peggiore in assoluto, cioè praticamente quello che li sposa, che sposa Ariel, il prete, sì, che ha un'erezione durante, dice che poi l'hanno tolta questa erezione, sì, l'hanno tolta. Qui invece si vede Jessica Rabbit che senza cadendo mutande. È senza mutande, cioè, però noi... insomma, io me la sarei sempre immaginata senza mutande, adesso diciamo la verità, sì, ma da lì a vederla Jessica Rabbit già è più molto erotica, sensuale di suo, sì, però ho capito, tu ti rendi conto che loro ci vogliono far vedere queste cose da piccolo, poi dice che uno poi da grande è malato di sesso, è colpa della Disney, è colpa di Jessica Rabbit, è colpa della Disney che ci mette, guarda, no, c'è questo di Hercules che è incredibile, questo, cioè, praticamente questo qui ce l'hai. Gli hanno disegnato un bernoccolo, è un pene dentro il cervello. Un pene enorme. Sì, enorme, non lo so a cosa siamo abituati, però vabbè, sì, è nella media. Cioè. Invece, nella Bella e la Bestia, vedi, nella sequenza della locanda, le tre ragazze bionde con la mano fanno il segno delle corna con il pollice, indice e mignolo. Un gesto che appartiene inequivocabilmente alla simbologia satanica. Perché ci sono anche queste cose, dicerie sataniche, sì. Sì, sì, varie se ne sono dette. Ma infatti, quando tu avevi detto di Bianca e Bernie, è vero, perché in Bianca e Bernie c'è una scena mentre loro volano in groppa sull'albatros, ci stanno delle finestre dietro dei palazzi, e in una finestra si vede praticamente una donna nuda, però con sopra tipo la testa c'aveva le corna, una faccia demoniaca, una cosa terrificante. Sì, anche quando Gaston viene ucciso, si butta di sotto, bravissima, nella Bella e la Bestia, si vedono gli occhi. Lo stiamo vedendo in questo momento, cioè nell'occhio di Gaston ci sta un teschio. E niente, qua dice, infatti, siamo cresciuti tutti guardando almeno una volta nella vita una delle tante storie molteplici dei film dell'animazione Disney, La Bella Addormentata a Cenerentola, vabbè. E questo ci ha portato anche a non accorgerci che ci sono dei messaggi subliminali inquietanti. Inquietanti. Beh, ma comunque la famosissima scena di Topolino e Topolina che si abbracciano, in effetti, quella è inequivocabile, insomma, cioè, ragazzi, proprio questo è pene vero. Ma l'hanno voluta fare, cioè loro la spacciano, ma come secondo vestitino. Te lo fanno apposta, vogliono fare un gioco di doppi sensi? Secondo me si divertono. Però secondo me alcuni l'hanno rinnegata questa cosa, e c'è chi dice che nella post produzione qualcuno si è divertito a fare queste cose. Ma sì, ma secondo me c'è qualcuno che fa le immagini, oggi ho disegnato questa cosa che e ridere, ho messo sì. un pene enorme. Dimmi se Sebastian non sembra un gran pisello sulla torta. Oh, c'è Giusy da Milano in linea. Giusy, oh, vediamo un po', voglio sapere qual è il suo film della Disney preferito. Giusy, pensavo il messaggio subliminale preferito di Giusy. Ciao Giusy. Ciao Turchese! Ciao Turchese, ciao Edo! Ciao Giusy! Siete bellissimi! Grazie, grazie. Tesoro, te di più! Complimenti della trasmissione, complimenti Edo! L'ho seguito sempre! Grazie! Anche Turchese, da Forum! Grazie! Che carina! Sì, Forum è la mia famiglia! Giusy, ma quali film della Disney ti hanno proprio colpita? La Sirenetta, bellissima. La Sirenetta è uno di quelli che ha più messaggi subliminali sessuali in assoluto, lo sapevi Giusy? L'abbiamo detto. Se te hai a casa la cassetta della Sirenetta, vatti a vedere la copertina. Guarda bene sul castello dorato cosa c'è in mezzo. Esatto, ci sta un grandissimo piseo. Piseo. C'è un piseo enorme. Un piseo grande, un gigao piseo sul castellao. Perché è partita questa cosa?
comunque. Giusy, l'hai visto? Edo, sei sempre il solito. No, ma non è che quello solito. Grazie tesoro, però non è, cioè, non è colpa mia, è il signor Disney che faceva i disegnatori. Cioè, i disegnatori. Oppure quelli che facevano gli scherzetti ai disegnatori in post-produzione volevano fare questi giochetti, no? Ah, attenzione, perché c'è pure qui Doraemon, questo è. Qua c'è proprio una scena veramente, veramente abbastanza esplicita. Sì. Non voglio. È praticamente. Descrivila per chi è in radio e non in radiovisione, cioè, vediamo come la dici. Cioè, praticamente. In maniera casta, vediamo come la dici. Una ragazza accanto al protagonista di Doraemon che sta seduto sul tavolo. Lei sta praticamente con gli occhi all'insù, una faccia un po' godereccia, e lui con la gocciolina di sudore accanto all'occhio, con la mano che sta in basso sotto al banco. Sotto al tavolo. Chissà che sarà facendo. Che starà facendo? Ma ragazzi, cosa vedevamo? Ma non lo so. Ma io Doraemon lo adoravo. Giusy, noi ti mandiamo un bacio enorme. Ciao, ti salutiamo. Grazie, grazie a Giusy. Un bacio grande, ciao, grande, grande. Ciao Giusy, va bene la Lucandina. Nicole, un bacio a Nicole. Certo. Un bacio alla tua principessa Nicole. Grazie. Ma poi c'è pure Rapunzel che con questi capelli addirittura disegna proprio la scritta sex. No, ma scusa, no, sex appariva, mi sa, quando il Re Leone. Anche! Ah, pure in Rapunzel. Anche Rapunzel, mi sa che ce l'abbiamo, forse la sì, regia ce la manda. Eccolo, lo vedo, sì. Con i capelli riesce. Cosa sì, leggi? C'è sex. C'è scritto sex, sì, sì. Questa è una. Pure nel sex. Re Leone. No, Re Leone. Sex. C'è un vocale. Ciao Turchese, ciao Edo, sono Barbara. Ciao Barbara. Allora. Barbarella. La parola stessa, messaggi subliminali, obiettivamente io mi sono accorta che c'erano soltanto quando da grande me li hanno fatti notare in sti cartoni della Disney. Vedi, non so, il castello della Sirenetta. Pure un classico. Piuttosto che il muso del Re Leone, insomma, ce ne sono tanti. Due chiappe, ricordiamo. No, effettivamente io ad oggi ho 38 anni, ancora vado dallo psicologo. Che colpa della qualcosa abbia influito, ecco. Ciao. Grande Barbara. Grande Barbara, evviva la sincerità, però ha ragione. Per me la Disney è un mondo meraviglioso, perché io ci sono nata e cresciuta e adoro tutti i film della Disney. Però è anche la rovina, perché ti fanno vedere che esiste il principe azzurro che ti salva, che te fa, ma dove stanno sti principi? Non ci stanno. Ste principesse tutte felici, tutte cose, invece poi in realtà se vai a vedere una viene punta e muore, grazie a lui che la bacia resuscita, quell'altra è disperata. Sì, vabbè, una serie di tragedie. Insomma, cioè. Certo, insomma, ci hanno un po' turbato. Però ragazzi, preparatevi, perché questo è solo l'inizio degli argomenti piccanti e bollenti di oggi. Ah, c'è un vocale. Senti. Ma intanto tra un po' voi vedrete l'ospite che abbiamo qui in studio, che piano piano si inizierà ad avvicinare. Ti immagini la disegnatrice del pene nel castello. Il pene nel castello, ok. Ecco. Sentiamo il vocale. Ciao Turchese, sei bellissima, complimenti per la trasmissione. Grazie. Da Vassi, volevo chiedere. Meno bello proprio. Il cartone che vi rappresenta di più te, Nicole. Ciao, bacioni. Che bella domanda, il cartone che rappresenta di più te, Nicole. Oddio, così. Non lo so, io mi piace sempre Alice nel Paese delle Meraviglie, io il cappellaio matto e lei Alice. Ah, tu il cappellaio matto che festeggia il non compleanno, e lei sì, Alice che rincorre il bianco coniglio. Sì, così, no, non so perché l'abbiamo fatto dentro la casa sta cosa, che avevamo fatto il cosplay dei vestiti, però per il resto non mi viene in mente altro. Bella domanda, ci penserò. Va bene. Comunque è bello parlare dei cartoni. Continuiamo anche su questa linea. E allora sta per entrare la Eccola. Nostra ospite qui, Francesca Cannella. Ciao Francesca. Lei è una consulente sessuale e non solo, una rappresentante, ragazzi, udite dei sex toys, e soprattutto si batte fortemente contro ogni tipo di tabù. Ecco. Ah, okay. Ciao a tutti. Ciao. Avevo detto si batte, già ho detto che cosa, dove, che no, cosa no, dove sei? Avevo capito male. Doppi sensi sempre qua il nostro Tavassi, vede battere e sbattere tutto sempre, mamma mia. Questo castello della Sirenetta t'ha rovinato. No, è vero, a me m'ha rovinato. M'ha deviato completamente. Vabbè. Insomma, Francesca, a me interessa molto questo argomento. Per esempio, tu, Edoardo, hai dei tabù nel sesso?
Ma che no, io sono contro ogni tipo di... cioè si deve fare tutto e si deve parlare di sesso come si parla normalmente di calcio, per me. Io una, pure io combatto, esatto, per questa cosa. E questo secondo me è uno, cioè uno dei miei obiettivi del progetto che ho aperto da un annetto circa, mm-hmm, proprio riuscire a parlare di sesso, sessualità in maniera aperta, senza tabù, senza vergogna. Secondo te perché la gente si vergogna quando c'è il tema sesso? La soprattutto gente... l'autoerotismo è una cosa che ancora non... Perché la gente si vergogna a parlarne in generale? Da che dipende questa cosa? È la nostra cultura, cioè noi non... in famiglia non abbiamo un'educazione sessuale, non esiste parlare di sesso a parte con le amiche, con gli amici, certo, cioè... ognuno si fa un'educazione sessuale da solo su internet. Cioè, ah beh, è certo, abbastanza assurdo. Le mie occhiaie testimoniano. Quello purtroppo che devo fare. È così. Beh, vabbè, comunque. Quando gli è scattata? Cioè, quando è scattata sta cosa? Dico, oggi voglio combattere per far sì che si possa parlare di sesso liberamente. Vabbè, diciamo. L'idea è nata nel 2020 quando c'è stato il boom col Covid, il boom di vendita di sex toys. L'argomento mi ha sempre incuriosito, insomma, non è nato tutto subito con l'idealismo, però in realtà poi iniziando mi sono resa conto quanto fosse importante parlarne, perché sì, è divertente ma anche utile parlare di sessualità, e sto anche studiando, insomma, secondo me sarebbe da approfondire. Da approfondire, esatto. Sono d'accordo. Ma ad esempio, vogliamo spiegare un po' ai nostri amici. Intanto, se avete domande per la nostra Francesca, ditecele al 334-92-29-505. Approfittatene, perché io oltre alla trasmissione, poi dopo voglio farle delle domande subito dopo. Privatamente devo chiedere un po' di info. Ho bisogno di sapere cose. Va bene. E allora sai che facciamo? Intanto diamo un attimo la linea alla pubblicità e poi, più bollenti che mai, torniamo qui con Francesca Canella e tutti i sex toys. Mi raccomando. TNT, attenti a quei due. TNT, attenti a quei due. Wow, sex bomb. Eccoci qua di nuovo in diretta con voi, con Francesca Canella, ragazzi, pronti a parlare di un sacco di cose. Ma le dimensioni contano? No, perché le donne lo vogliono anche sapere, ma soprattutto gli uomini, che pensano che tutto dipenda dalle dimensioni. Ma no, non, cioè, non iniziamo a dire cose. Non contano, nel senso che se cambiamo la non ci focalizziamo solamente sulla penetrazione, che è una delle cose di cui parlo spesso, non è più necessario, insomma, queste dimensioni. Vabbè, sì, ok, però cioè, se uno sa, cioè, anche i sex toys possono aiutare, cioè ci sono tanta fantasia, può aiutare, ma là contano le dimensioni del sex toys, però anche. Nel senso, cioè, dimensioni non contano se utilizzi gli utensili da casa. Mamma mia, senti, ma per esempio, se tu dovessi spiegare a un uomo come far raggiungere l'orgasmo a una donna, come glielo diresti? Beh, innanzitutto... queste sono tutte cose tipo, chiedo per un amico che sta facendo turchese, capito? E certo, perché secondo me molti uomini non capiscono, non sanno. Soprattutto qualcuno che ha a che fare con te in questo momento, che ci sta ascoltando, che deve sentire per consigli. Carità. No, io per fortuna da sola riesco Ma come da sola riesco? Cioè lui non ci riesce. Appena se ne va, capirai, 1, 2, 3, 4 volte, via. Dai, smettila. No, vabbè, sentiamo, dai, se c'è qualche consiglio. Certo, per tutti gli uomini in ascolto, anche e soprattutto per te, Lorenzo. Perché per me, che ne sai? Sentiamo. Vabbè, io penso che sia un discorso di complicità, ma anche di comunicazione, vedere la parte, come reagisce, parlare, cosa ti piace, cosa non ti piace. Vero. E usare, ma nel senso, avere un po' di fantasia, mani,
Beh, sì, cose, sì. Cioè, nel senso, le cose esplorare mani, senso, lingua, cose. Sembra un gioco. Mani, lingua, cose. No, no, sì, invece che frutta, perché ci sta, sta fiori. È un nuovo frutta. Gioco, voglio il nome, cose, animali, città. Mani, lingua, cose, utensili, bimbi e quant'altro. Giochi, casa. Ecco. Esatto. Cioè, si sa che con la penetrazione pochissime donne raggiungono l'orgasmo, quindi bisogna fare qualcos'altro. Certo. Cari uomini, fate qualcos'altro. Cioè, usate la fantasia. G. Ma lo sai perché? Cercate questo punto G. Sì, vabbè, tu l'hai trovato? Ma che? L'ho trovato. Non hai mai trovato il punto G? Ma non lo so, ma non è che se lo premi suona, che ne so, magari sì, non ho idea. Diciamo che un po' suona se lo trovi. Beh, in effetti sì, un po' potrebbe durare. Ma se io volevo dire questa però cosa, però potrebbe anche fingere chi... questa cosa. Apriamo l'argomento. No, ma mandiamo un messaggio alle donne che ci vedono a casa. Non fingete, perché quello con cui state poi dopo pensa di essere un fenomeno a letto. Non lo è. E quindi lui è soddisfatto. Esatto. Pensa voi che no. Voi siete soddisfatti e quindi quello continua in quella maniera per sempre. Invece se voi gli dite amore mio, ma sì, così non mi piace, non va bene, non ero io, stavi trombando con il materasso e magari lui si sveglia e fa qualcos'altro. La comunicazione, come dicevi te, secondo me è importante, cioè dire cosa ti piace, esatto, cosa piace ricevere, cosa ti piace fare, cosa vorresti, secondo me è fondamentale. Di certo è una confidenza che puoi acquisire dopo un po'. Io, guarda, so pure che a me mi frega niente, nel senso, sono molto così, però capisco. Cioè, non ho capito, cioè, vorrei approfondire. Che, no, che sì, io, a me frega niente. No, sono molto... uno che parla subito, tipo, guarda, ah, so, guarda, mi piace questo, mi piace quell'altro, e non è che mi faccio tanti problemi. E fai però, bene, sai che ti dico. Capisco che bisogna avere un po'. Ma non magari... tutti riescono a parlarne in maniera così aperta, quindi ci vuole un po', magari un pochino di confidenza. Sì. Quanti sono? Cioè, secondo te quanto è un tempo? No. Dopo Voglio. Quanto bisogna di... Subito. Aspetta che c'è... abbiamo un vocale? Vocalino. No, una telefonata. Una chiamata. Ah, ci abbiamo Sudopalle in linea. Ma io l'altra volta ti ho rivisto. L'argomento voi. Ma poi l'altra volta è apparso proprio in sovraimpressione in collegamento con Sudopalle. E fa sempre ridere. Ricordiamo agli amici all'ascolto che Sudopalle è il nickname del figlio della signora che utilizza. E lei niente, ormai per strada la fermano. Signora Sudopalle. Lei, divertente però questo nickname. Sì, non lo cambiava, se l'è tatuato addirittura. Sì. Ah, va bene, come se sì, volevo salutare Turchese e la signora Francesca. Salve, buonasera. Allora, salve. Che ci dici? Buonasera. Dai, facciamo una domanda piccola. Allora, niente, visto l'argomento, volevo dire che secondo me in un rapporto soprattutto di coppia avere un tabù a letto è importante. Prima perché si ravviva il rapporto, anche se ad esempio nel mio caso un matrimonio, no, che dura da 25 anni a voi poi, oggetti sì, e poi è un modo anche di acquistare fiducia del partner. Sì, ma a lei per esempio ha mai finto con suo marito? No, ma come si fa a fingere? Vabbè, ma quello è all'ascolto, scusa, ma ce l'ha accanto il marito praticamente, è all'ascolto. Hai mai finto? Sì, più e più volte, ma lui accanto a me l'ha scoperto adesso dopo 20 anni di matrimonio. Che te deve dire? No, scusami, non sono soddisfatta, mi incazzo. Allora, brava signora! Così si fa! Quando una non è soddisfatta si deve arrabbiare, giusto? Sì. Non immaginarne? Appunto. Va bene, sì. Ah. Bene. Un bacione, grazie. Ciao cara, ma un come bacio. Si chiama la signora? Ciao, ciao. No, si chiama proprio Sudo di nome, Palle di cognome. No, volevo sapere il suo nome a parte Sudopalle. Palla. Palle. Allora, il mio nome è Lisa. Se posso, vorrei mandare un abbraccio a Francesca. Mandiamo... Che oggi è una giornata un po' particolare per lei. E allora glielo diamo tutti. Ciao Franci. Un abbraccio fortissimo a Francesca da parte di tutti noi. Grazie mille. Grazie Lisa. Ciao Lisa. Insomma, ma vogliamo iniziare a scoprire cosa c'è? Perché tu fai appunto la rappresentante, hai un e-commerce di sex toys e di agevolazioni, diciamo, no? Agevolazioni, giochi erotici, insomma, sei la reincarnazione di 50 sfumature di grigio, no? Rosso, nero, di Christian Grey.
sì, senza esagerare questa cosa. Senza esagerare, cioè, no, non voglio. Beh, vabbè. Ma quindi che cosa? Ci sono dei vocali, no? Vocali. Ah, vocale, sentiamo vocali. Per Francesca vocali. Abbiamo un vocale. Ciao Turchese, ciao Edo. Complimenti, siete bravissimi e bellissimi. Grazie. Volevo chiedere alla vostra ospite, sempre per un'amica o un amico, il certo. Sesso passata a una certa età. Grazie, ciao Luciana. Quale età? Ciao Luciana, che bella domanda, vedi? Beh, forse intendeva magari con la menopausa. Passata una certa età. Una certa età. Vabbè, l'età di Turchese, insomma, dai. Cioè, ma va nel cagare, dubbio, è così, eh. Sì, però è una domanda molto intelligente. Magari dopo la menopausa, con esatto, le problematiche che può portare la menopausa. Mi rendo conto che ci sono, no, il corpo che cambia, ci sono dei cambiamenti. Quindi anche lì parlarne col partner e usare più lubrificanti, per esempio. Considerate che i lubrificanti sono proprio dei veri e propri sex toys, considerati, ecco. Perché certo. Hanno proprio delle sensazioni che ti fanno aumentare il piacere, non solo lubrificare. Certo. Perché magari uno pensa, vabbè, lo uso solo in quella determinata situazione. Contro la secchezza vaginale. Esatto. Se no sembra andare con secchio di sabbia, in pratica, se no uno usa. Se no soffri. Però ci sono divertenti. Quindi sì, vibranti. Tiriamoli un po' fuori, raccontaceli cosa? Un po'. Cosa ragazze, prendete appunti. Ci sono dei lubrificanti in realtà che amplificano il piacere sia per lui che per lei. Esatto, esatto. Wow. Sei pronto? Ma veramente? Ma io ma la allora, portati io qui. Io qualcosa sì. Ho portato. Ma la scippiamo dopo, Francesca, allora. Nicole, preparati. Vediamo un po', ti portiamo dal allora, primo. Allora, vediamo cose, ma anche allora, questo allora, è un che cos'è? Una boccetta. Un lubrificante a silicone. Questo ha un profumo particolare di cocco. Comunque c'è metà boccetta e qui che cosa dentro, fa? Cioè, vabbè, perché no, sai cosa? Ci faccio dei reel, ci faccio cose. Ah, quindi okay, devo questi sono più, proprio per la mostrarli. Allora, diciamo che al silicone che cosa dovrebbe fare? No, prova a sentirlo quanto è piacevole al tatto. Ma me lo devo spruzzare? No, sulla mano. Vado. Vai, tu voi tu mentre devi voi fare da, mentre fa? Voi vi spruzzate, io parlo perché siamo anche devi in radio da test. E qualcuno mazza non ci vede, buono. Quindi bisogna anche raccontare. Edoardo da Vossi si sta spargendo sulla mano completamente e la non mano. Sul pene, no, sulla mano. E questo lubrificante al silicone è molto buono, cioè il dito sembra fammi felice. Annusa, becca, sai com'è? Buono il profumo, Madonna, sento tutto un rumorino di sembra, non so, una cosa scivola. Sì, e quindi che cosa dà? Una sensazione di caldo? So, questo è caldo. Questo dà una sensazione sì di calore. Poi questo è specifico, ma non è proprio un lubrificante, è proprio un gel che anche per massaggiare il corpo dà una sensazione di calore. Buono questo. Ce ne sono proprio. Cioè il bello di. Qual è quello che amplifica di più il piacere, sia per lui che per lei? Che tu puoi mettere nelle parti intime femminili e maschili. No, per chi non lo dovesse vedere, lo volevo spiegare. È tipo uno spruzzino, cioè non è una. Sì, cioè, sono delle goccine. È tipo quando ti metti, che ne so, la crema solare. Quante gocce cioè, si consigliano? Non lo so, questo è buono, eh. Comunque sembro uno di quelli che va. Ecco, quando ti mandano al supermercato le mogli e ti fanno tirare gli ammorbidenti. Ecco. Edoardo ecco. Impiastrato con tutti i sex toys, i lubrificanti goderecci. C'è un vocale. Vai. Ciao Turchese, ciao Edo. Buonasera, Giovanna. Buonasera, Francesca. Giovanna. No, come Francesca. Premetto che non ho nessun problema di rapporti con mio marito, ma dopo 37 anni di matrimonio, wow. Cosa si può fare per ravvivare un po' la cosa? Ciao Giovanna. Tesoro, devi fare l'amante dopo 37 anni. Ciao, scherzo. Ma dai, invece questi lubrificanti, diciamo che ma la sensazione quindi qual è? Che già tu sei ti eccita la parte intima già soltanto mettere queste goccine sulle parti. Sì, amplifica. Ma anche sull'uomo questo. Sì, sì, in entrambi comunque le parti intime sono molto sensibili. Queste certo. Goccine amplificano, quindi. Ma veramente amplificano? Sì, sì. Cioè, si sente di più. Si sente ma di più. Per te, e l'uomo che ti dice? È contento?
Ma penso di sì, sì, sono divertenti. Vabbè, adesso dobbiamo No, no, non vogliamo testarlo adesso in radio, non mi sembra il caso se spogliarci. Chi si vuole prestare? E fare sesso qui davanti a tutti non è proprio il massimo. Beh, diciamo che c'è un servizio delle Iene fichissimo che ho visto, che hanno coinvolto varie persone, tra cui Maria Teresa Ruta, Soleil Sorge e tante altre persone, con questo diciamo vibratore risucchia clitoride, non so che gliel'hanno portato, gliel'hanno regalato, e poi le hanno chiuse in una stanza tutte quante singole, riprese dalla telecamera, per vedere se era vero che in 30 secondi raggiungevano l'orgasmo. Ed è successo? Allora no, su 10 5 hanno abbandonato dicendo a me non mi fa né caldo né freddo. E 3 hanno goduto come delle matte. Va a vedere un attimo. Però poi non in 30 secondi, ragazzi. Vabbè, comunque, almeno abbiamo 5-7 minuti. Non abbiamo risposto alla signora Porella, che voleva sapere dopo 37 anni come si ravviva. Come ravviva? Tiriamo fuori un bel aggeggino. Con la fantasia, secondo me, parlare delle proprie fantasie, perché è un peccato mollare la sessualità. Ma il problema, lo sai qual è? Che uno magari dice la fantasia, io ho una fantasia, no? Che ne so, travestitevi. Che ne so, così mi piacerebbe che tu ti travestissi da famo Alice nel Paese delle Meraviglie. Ancora, sai? Facciamo i finta. I giochi di ruolo, per esempio, possono essere un... Ma se te dall'altra parte hai una specie di persona un po' chiusa, come si fa? Come ma fai? Posso dire una cosa? Ma proprio papale, a me sta cosa che uno si deve travestire non mi eccita per niente. Vabbè, cioè, non mi ispirerebbe per niente. È mentre soggettivo. Mi ispirano di più questi lubrificatori. Sì, e le moto d'acqua. Le moto d'acqua. Cioè, no, questi volevo capire. Allora, uno ti dà la sensazione di caldo, poi ci sono quelli che ti danno la sensazione di freddo. Sì, no, sì, caldo, freddo. Ah, si alternano. Cioè, se tu te lo metti, ti fa un. Ma cos'è? Un termometro? Un minuto caldo, un minuto freddo. Cioè, mentre tu fai l'amore, tu a un certo punto hai caldo, poi è freddo, poi è caldo. Caldo, cioè, poi sei sempre freddo. A coprirti, a vestirti in continuazione. Chiudi le finestre, apri le finestre tutto il tempo. Per capire, per spiegare ai nostri amici, no? Sì, sì, in realtà no, ci sono quelli specifici per il caldo e specifici per il freddo. Cioè, questo immaginavo. Entrambi che fanno la stessa cosa. Ma non da ci applicare, stanno. Cioè, se te col freddo lo metti a un uomo, lo sai che succede? Che l'uomo gli sparisce completamente. Gli sparisce! Ma no. Sì, sparisce tutto. È la classica scusa che uno usa in palestra. Oh, quindi il ghiaccio niente. Fa freddo. È così. No. Vabbè, vogliamo tirare fuori un po' questi. Ma basta questo vogliamo tirare fuori sempre. Che pare... Tiriamoli fuori, vai. Allora, hai portato poche cose, hai detto di tutte quelle che hai a disposizione. Ho portato un Tamagotchi. Facciamo vedere. Un Tamagotchi. Questo è il famoso succhia clitoride. Ecco. Sembra un ovetto. Sono in tante forme e devo dire secondo me minuscolo lo mangerebbe volentieri, beh, mi piace, certo. Se io confermo 2 minuti l'orgasmo assicurato, vai, 2 minuti vai Turchese in diretta, cioè 2 minuti di te, facciamo questa challenge. Ma tu te lo metti senza mettere lubrificazione o sì? No, metti pure lubrificazione. No, non è necessario. Cos'è? Un aspirapolvere? In realtà questo guarda, diamoglielo in mano a lui. Da è un'invenzione del secolo, ecco. Secondo me. Ce l'ho. Tienilo bene in mano, guarda che cos'è. Allora, un buchino, cioè, risucchiante è una sopra. Specie. Allora, sì, è un ovetto con una bocca aperta, praticamente. E qui in teoria ci dovrebbe entrare il clitoride e poi dovrebbe aspirarlo. Cos'è? Sono onde d'aria, in realtà è una sensazione ovviamente che riproduce la suzione. Ma come si accende? È lì davanti, c'è il pulsante. Ah, ecco. Ah, lo vuole pure accendere, guarda. Vedete se mi faccio succhiare il neo. I punti neri. Non mi succhia i punti neri. Senti, mi ciucci l'indice. Ma non no, va. No, il mignolo. Non va. Ti senti. Com'è l'indice? Ma non è una vibrazione, infatti, sono onde. Perché a contatto col clitoride, a contatto ma vicino in realtà. Ah, eccolo! Sta andando, è piacevole, non oddio, è male. Dà la sensazione di succhiare. Fammi inserire. Vai. Ah, beh, bellissimo! Bellissimo pure col mignolo. No, non gode. Abbiamo scoperto che Turchese è il punto G sul mignolo. No, però, ma c'ha varie velocità? Beh, sì, come tutti. Sì. Cioè, ma il bello di sex toys in generale è che li puoi usare da sola, ma io insieme so pure... al partner. Certo. Non per forza, sì, è per l'autoerotismo, ma in generale lo puoi introdurre quando, cioè, come vuoi. Anche sì, però in c'è una cosa brutta che devo dire, che noi uomini la viviamo male, quando poi vedi che con il sex toys... Godi di più.
poi dopo arrivi te niente. E dici, noi gliela fai e ma fai guarda flop. Se il Tamagotchi tromba meglio di me, questa è la cosa che mi dà fastidio. Questo è quello che ha detto Lady Gaga, perché cari amici, adesso ci sono intanto facciamo lo scroll dei sex toys più utilizzati del 2022. Ah, c'è la classifica. Ci stanno delle classifiche. Ma in base a cosa? Poi abbiamo anche il sex toys più caro al mondo, ma intanto andiamo per gradi, andiamo per gradi. Vediamo il sex toys più utilizzati. Vediamone qualcuno i più divertenti. Ce n'è di tutti i tipi, guarda. Eccoli. La nostra selezione più divertente di gadget per il piacere maschile. Beh, questo è il questo classico. Il succhi aggritorio. Ormai sono un esperto anch'io. Ormai lo so, lo conosco bene. I sex toy sono decisamente nel pieno di una stagione di successo. Ma chissà perché dal 2020 cosa? Vedete, l'ha detto lei, con il Covid c'è stato un aumento delle vendite dei sex toys, ma soprattutto c'è stato anche uno sdoganamento, perché in effetti io vorrei cavalcare l'onda di quello che appunto fa quotidianamente Francesca Cannella, cioè il fatto di andare contro i tabù. L'autoerotismo è spesso e volentieri demonizzato, soprattutto per quanto riguarda le donne, no? Sì. E invece con questi sex toys una donna spesso e volentieri dice: mi levo dalle palle un uomo che è soltanto un piombo e mi autosoddisfo da sola. Oh, che vi devo dire? Ma che brutta. C'è a chi piace e a chi non piace. Noi siamo dalla parte di tutti. Ma se voglio dire una cosa, ma che io vedo sullo schermo questo coso, no, quello di prima che c'era scritto tipo fresh air, roba fresca, che è? Ah, ecco, Durex Play Icebreaker, che fa questo? Boh, rompe io il ghiaccio. Credo che sia un gioco di parole quello con per il ghiaccio e la forma, non credo che sia... Che cos'è? Ah, lo usi sia come dildo che per rompere il ghiaccio nel frigo. Cioè, come funziona questa cosa? Può essere. Ah, vedi, come suggeriscono il nome e il prezzo abbordabile, questo sex toy è pensato per chi non ha mai messo mano su questa categoria di prodotti per rompere il ghiaccio. I designer hanno ideato una forma flessibile affusolata, e non solo, il motore vibra silenziosamente fino a 60 minuti in 8 diverse modalità. Mentre l'impermeabilità dell'acqua permette di usare il dispositivo anche sotto la doccia. Aspetta, cioè, che si sente una vibrazione, non so se il telefono, ma che hai fatto partire? Cioè, il sex toys che si muove sul microfono, cioè, non ho capito. Non è che si è attivato il sex toys. Niente, questa è la vibrazione, ragazzi. È la vibrazione della regia che ha fatto partire ma la vibrazione. Ma ti giuro, per un attimo ho detto: non è che c'è uno di noi che ce l'ha sotto al tavolo. Mi sembrava una cosa di aiuto, invece era Lorenzo che si diverte. Vabbè, ma sapete che c'è il sex toys più caro al mondo, ragazzi? Che è addirittura una creazione di un artista che ha il valore, spara, di quasi 2 milioni di dollari. E è fatto con 75 carati di diamanti puri, non so quanti zaffiri, quanti rubini, platino, eccolo qui, perle di mare, e pensa che è in sold out, cioè l'hanno finiti. Eh sì, ma secondo me ne hanno fatti 2 esemplari al mondo. Dai, poi bisogna capire chi se l'ha comprato, ma insomma. Ma è un po' grosso, ma chi se lo può infilare? Ma non è per quello, più che altro perché c'è una cosa con i diamanti e gli zaffiri, me la devo mettere dentro, cioè nel senso, sta bene, è magari un po' bella, peccato. Sarebbe un peccato. Beh, diciamo che l'artista, che mi pare si chiami Brian. Guarda, non lo so chi l'ha fatto. Esatto. Comunque è un pazzo. Colin Farrell. Sì, Colin Farrell. Detto. Colin Farrell ha iniziato a fare i dildi con gli zaffiri. E beh, Gwyneth Paltrow sì. Vabbè, ho capito. Dopo te lo faccio vedere. Comunque, praticamente, ecco, lui ha detto: perché il sesso non deve essere visto come qualcosa di lussuoso anche, no? Dice anche le opere d'arte, voleva creare un oggetto sessuale di valore che potesse essere messo anche insieme ai gioielli della corona. Non è che te ci esci la sera e fai: ragazzi, guarda che bella borsa e che bel dildo che ho portato questa sera a cena. Non è che lo sfoggi. È un investimento. Non è un investimento, questa è una paraculata che ha fatto questo tizio. Ecco. Ha semplicemente. Bravo, Edo! Ecco, ha fatto d'accordo con te. Ha fatto la paraculata. Abbiamo un vocale che è proprio lui, il creatore. No, non è vero, non è. Sentiamo. Ciao a tutti, complimenti per la trasmissione ad Edo e a Turchese. Grazie. E riguardo all'argomento che trattate oggi, volevo dire che anche per me il sesso non deve essere un tabù. Brava. In particolare in famiglia. Io sono mamma di una ragazza di 20 anni e con lei parlo tranquillamente di sesso. Brava. L'unico che non riesce a farlo
è mio marito, che in quel prova un po' di imbarazzo. Tu, Edo, riusciresti un domani a parlare con tua figlia tranquillamente di sesso? Mamma mia, sì, sì, guarda, ti rispondo, grazie per aver mandato il vocale. Le direi: amore, adesso che hai 55 anni possiamo parlare di sesso insieme. Probabilmente farei così, ma avrei grande difficoltà, quello sì, sono sincero, perché... Eppure questa cosa la voglio capire un attimo, perché mi riporta un po' all'infanzia, quando mio padre comunque mi diceva, che ne so, andavo in discoteca e mi diceva dai, vai, rimorchiate tutte di qua e di là. Però, ti diceva così, papà? Sì, sì, addirittura papà mi faceva i preservativi sono nel primo cassetto. E faceva bene. E mi lasciava a casa e faceva questa cosa. Bravo. Cosa che ovviamente non faceva con mia sorella. Beh, certo, perché ogni differenza c'è, dai. E quindi c'è questa cosa che c'è l'imbarazzo con la femmina, ma invece con l'uomo, vai, sfonda tutte. E chissà come mai questa cosa. Vabbè, perché il papà è sempre geloso della figlia femmina, questo è ovvio. Parliamo delle coppie famose, dei VIP più sostenitori dei sex toys. Intanto Beckham ha regalato a Victoria, quando è nata la loro prima figlia, un vibratore, anche lui di 1 milione di euro. Ma cioè, scusa, gli nasce la figlia e gli compra il vibratore. Ma... sì, pensa ma poi perché noi lo sappiamo? Scusa, questa cosa non lo dichiarano, che te devo dire? Volevo avvertire tutti quanti che perché è nata la nostra figlia ho comprato un vibratore a Victoria. Ma Lady Gaga ha svoltato la vita da quando comunque ha utilizzato i sex toys. Whoopi Golden non può separarsene. Whoopi Goldberg, chi è Whoopi Golden? Ma che cos'è? La marca di calze. Lui mi prende sempre in giro. Ma perché lei è Whoopi Golden? Whoopi Golder. Whoopi Goldberg. È uguale. Ma non è uguale. Ma avete capito chi è? Bar Cracchi. Non è... un altro nome. A me mi chiamano Azzurra, Celeste, Topazio, Acquamarina, in tutti i modi io posso storpiare i nomi di tutti. È vero, però da te pure mi dicono che vai da Violetta. Ma che vai da... sì, sì, esatto. Da Celeste mi hanno esatto. detto pure. Oh. No, io volevo fare una domanda invece a Francesca, ma qual è, allora, se te dovessi scegliere un sex toy, uno in particolare, quello che proprio dici guarda, questo ti svolta, la tua ragazza impazzisce, la coppia, il sex toy, quello principale, definitivo, quale devi sceglierne uno, vai. Quello definitivo? Sì, uno, ne puoi scegliere uno. Qual è? Sei su un'isola deserta, quale sex toy porti? Sei sull'isola dei famosi. Ecco, quella capirai. Ci sono. Io porterei. Cos'è? Questo che ho portato. Attenzione, perché è dentro una carinissima pochette. Eccola. Cos'è? Questo è il famoso wand massage, che assomiglia a un microfono. È un microfono a tutti gli effetti. Datemelo subito. Che fu lanciato da Sex Ciao ragazzi, io ormai non parlerò più con il microfono di Radio Cusano Campus. Parlerò con questo, il vero, unico, nuovo microfono. E vai. Tieni caro, ti intervisto. Quante volte fai l'amore con Micone? Non è mai abbastanza. Ci piace. Vediamo. Scusa, ma da che parte sei? Da questa parte? No. Perché c'è tipo, cioè, qual è la parte, allora, è questa vuoi super... sapere quale si infila dentro? Ma no, dentro? Perché questa qui è la parte un po' a punta, un po' più, no? Cioè, quindi è questa la parte, quella lì. Che vibra, quella tonda, che... diciamo, vado, del mio microfono. Vado? Non ci stanno le pile, non va. Sì, va. Va. Voglio provare, ragazzi, voglio provare. Niente, ecco, questa è la vibrazione che ti manda Lorenzo. Io mi sento male. Comunque è impegnativo pure questo, non è male. Questo è proprio un massaggio di qualsiasi cosa, cioè anche la schiena, cioè voglio dire, nasce con un massaggiatore e poi ovviamente. Ah, questo pure sul collo. Anche sul collo. Puoi fare fammelo un po' sulla schiena, aspetta, mentre stiamo quasi per andare a dare la linea. Un attimo, aspetta, di nuovo, perché non è facile. È questo. E poi, ragazzi, sopra. E poi ormai c'è sopra. Una puntata qua tutta a toccare sex toys. Voi vi state divertendo, mi raccomando, perché tra un po' parleremo delle più grandi promoter dei sex toys. Vi annuncio che saranno Gwyneth Paltrow, che è la Ci sta ascoltando, adesso Turchese ha un vibratore sul collo. Eccolo qui. C'è un pene vibrante sul collo, guidato com'è? Da Edoardo Tavassi. Com'è? Momento esilarante e indimenticabile. Ma sa quanto vibra, ragazzi, è una cosa terrificante. Ma questo vibra forte. Questo lo, Ma cioè, senti, ma scusa, ma lo utilizzano anche gli uomini nell'ano?
No, perché no. No, ragazzi, nell'anno questo mi spaventa soltanto guardare. Ci sono quelli apposta. Oddio. Ci sono quelli apposta, i plug anali. Vabbè, comunque io sapevo che esiste un vibratore con una manina gommosa che si mette sul clitoride che si muove tutto e fa un passaggio. Che è molto carino. Vabbè. Io ho visto invece c'è stata tipo quella cosa tutta fatta a palline, che parti da una pallina piccola fino a diventare l'ultima, un cerchione di una Porsche. Una palla di rugby. Sì, all'ultimo vedete, sì. La palla medica. Sì. Vabbè, su questo, ragazzi, diamo la linea GR, mi sembra giusto. Ah, ciao GR. TNT, attenti a quei due. TNT, attenti a quei due. Eccoci qua di nuovo insieme a voi, cari amici, a parlare di tante cose, tra cui il sesso e sex toys. Nel frattempo, mentre c'era il GR e la pubblicità, il tuo cane si è ingoiato due dildi interi. No, era molto in curiosità. Soprattutto perché, ragazzi, adesso diciamo la verità, Francesca ci ha parlato nella pausa di tante cose. Ci sono anche dei lucidalabbra particolari, giusto? Ah, no, veramente, dilla, esatto, dilla. Esatto, questo è un lucidalabbra che dà la sensazione di freddo. Ah. Ma perché c'è questa cosa del freddo? No, ma non freddo ghiaccio, freddo una sensazione di freschetto, ecco, come una mentina. Beh, comunque Aldo è ufficiale, a Edoardo Tavassi non piace il freddo. No, non lo so, voglio provare, mo stasera magari vabbè, faccio mangiare una gomma, che ne so. Proviamo. Esatto, esatto. C'è un vocale. Ci abbiamo dei vocali, sentiamoli tutti a raffica, vai. Ciao Turchese, ciao Edo, ciao Francesca. Come affrontare il discorso sesso con le figlie adolescenti e soprattutto come spiegarle che a letto non bisogna preoccuparsi? Non bisogna? Non ho capito, non bisogna. C'era vento, a letto non bisogna preoccuparsi. Preoccuparsi. Sembra così. Vabbè. Sentiamo. Come non ci è si facile spiegare. Me ne rendo conto anche io, ho due figli adolescenti, non è facile anche, neanche per me. Allora, innanzitutto comunque ci sono proprio persone come me, tipo consulenti sessuali, che possono aiutare a sciogliere. Comunque sicuramente le cose importanti sono la contraccezione, rispetto, il consenso, tutte cose che vanno, tutte cose vanno giuste, dette, sì, che certo, vanno dette. È ovvio come... magari guardando una serie, un film che parla di queste tematiche, magari inserirsi in dialogo, magari serie dedicate ai giovani, insomma, ce ne sono, Scam, ce ne sono di serie molto carine, e in alcune si parla anche di sex toys, cioè insomma, mi è capitato. Può essere trovare un punto di dialogo, ecco, magari. Ma i giovani li usano secondo te tanto i sex toys? Secondo me si usa un po' più in là, quando la sessualità la si scopre, quando ti annoi e dici vabbè, mettiamoci qualcosa, che facciamo? Qua abbiamo Giulia Costantino, la mia assistente, che è una bellissima ragazza di 23 anni. Adesso lo chiedo a lei. Giulia, vieni qua vicino a me e dici a tua un po', facci tra i tuoi coetanei si usano questi sex toys, tipo anche i dildo da borsetta, piuttosto che... Allora, da borsetta... Ah no, so una cosa che si usa molto tra noi ragazzi, che è una cosa di coppia praticamente, in cui la ragazza si infila questo piccolo dildo, insomma, nella vagina, e il ragazzo si diverte a, magari al ristorante, a un telecomandino oppure dal telefono... Ah, a farlo vibrare! Si diverte a farlo vibrare! È e una quindi challenge, tipo. Sì, esatto, ci sono sguardi tra di loro, si capiscono, ecco. Hai capito, e tu quindi, questo è il più utilizzato? Sì. Vabbè, se non c'è quello, c'è il cellulare, tu la chiami. Esatto, il cellulare, esatto. Cioè, poi a parte questo, ovviamente nella sfera intima, quindi a casa, o adesso portarlo in una borsetta, non lo so, parlo di questo. Però nella sfera intima a casa, io so, conosco, insomma, amici, conoscenti che lo usano in coppia. Vabbè, Giulia sta parlando palesemente di se stessa, ma non vuole ammettere. No! Benissimo, ma benissimo. Io mi dissocio e me ne vado. Ciao. Ma lo sapete che questa è una cosa che mi intrippa da una vita. Francesca è turchese. Esistono le doll, cioè le bambole, ma costano pure un botto di soldi, ma una cosa tipo 4-5 mila euro che tu ti monti sul sito, non ti monti nel senso ti monti sul sito, che sul vuol sito dire? La monti, cioè scegli, che ne so, i capelli, che sguardo deve avere, te la costruisci così, la costruisci come la vuoi, e al tatto, dalle recensioni, perché poi una sera mi sono ammazzato dalle risate a guardare. E poi ti costruisci questa donna che ovviamente poi ti arriva a casa, devi montare tutta completamente a pezzi così. Ma una cosa macabra. Macabra, eppure esiste, è un'altra cosa. Sentiamo il vocale.
Ciao a tutti, sono Zia Patti. Volevo sapere se quel massaggiatore era buono anche per la cervicale. Certo, certo che è buono. Ciao ragazzi, un bacione a Eddo Turchese e a Nicole, anche se non c'è. Vabbè, che carina. Comunque posso testimoniare che quando me l'ha messo sul collo Edoardo basta, ma no. Mi dissocio. Comunque mi ha veramente dato un senso di sollievo. No, tutti quelli che sono a casa non gliel'ho mai messo sul collo, era il coso, il cervical dildo, facciamolo rivedere che cosa mi ha messo sul collo. Il wand massage, eccolo qui il wand massage, che è la bacchetta magica, wand chiamiamo la bacchetta magica. Comunque diciamo che a sostenere la tua teoria che bisogna andare contro, no? I freni mentali, anche contro il fatto che se uno ti becca il vibratore uno tende a volerlo nascondere nei cassetti più nascosti di casa, della camera, li impacchetti dentro le cose, le nascondi in una borsetta, poi in un'altra borsetta, poi in un'altra borsetta, poi in un'altra borsetta. Invece te ci giri e lo fai vedere così, ma mettiamoceli sui braccialetti come quelli che ha fatto Francesca, così indossiamo i nostri tabù, questo, quindi non siamo i tabù, questo era lo slogan. Hai fatto dei braccialetti con dei dildi come ciondoli. Con dei dildi come ciondoli, mamma mia, che bello. E poi Gwyneth Paltrow ha detto una cosa intelligente, perché lei è la più grande sostenitrice, se adesso la regia ce lo mette, dei sex toys. Non solo, ha fatto una sua linea personale di sex toys rosa, al quarzo rosa, degli ovuli che si inseriscono non so dove. Diciamo, ecco, non so, non so di che dove, ti posso dire io dove, ma senza che lui si capisce. No, ma poi lei è stata anche testimonial di una linea molto famosa di sex toys. Sì. E sullo slogan c'era scritto il sesso non ha prezzo, una cosa del genere. E poi peraltro parla delle vibrazioni interiori dell'anima attraverso il sesso e il benessere con se stessi, quindi anche l'autoerotismo che uno può procurarsi con questi sex toys, e l'unione di questo con il sesso e con la pietra quarzo rosa fa fuoriuscire un'energia meravigliosa. Mamma, quanta filosofia dietro Gwyneth Paltrow. Ma io no, un vibratore. Però infatti dietro un vibratore tutta sta roba. Ma è vero che i sex toys, bene o male, sono 70 pure 80% più per donne, cioè l'uomo che potrebbe usare, cioè una cosa te lo dico io, no, da solo, cioè posso dirlo io? Vai, dillo te. Ci sta un sex toys tra i più utilizzati del 2023 che simula l'orgasmo, cioè simula l'orgasmo, pure il sex toy, cioè te vai a letto col sex toy e ti simula l'orgasmo, simula rapporto il rapporto orale maschile. Ci sta scritto dietro qui, abbiamo scritto un sex toy maschile di alto livello con una potenza doppia rispetto alla generazione precedente, per chi se la fosse persa ovviamente. Esatto. Quattro differenti modalità d'uso e una guaina interna più confortevole, impermeabile, ricaricabile via USB, cioè addirittura qua stiamo così, vabbè, comunque c'è anche la recensione, costa 183 euro. Ma a sto punto 183 euro me li tengo e me faccio una no, vabbè, non la voglio dire, una vado, vabbè, da solo. Sì, vai dal falegname, vado, okay, da solo, ecco, vai dal falegname. C'è il vocale. Ciao Turchese, ciao Edo, ciao Francesca. Io ho una domanda per Francesca che non ha nulla a che fare con i sex toys, ma più che altro con una fissa personale, ecco. Ma è normale che una donna si schifa che un uomo durante il sesso gli sputa nella vagina? Domanda molto diretta. Allora dipende se lo fa con se fa così prima, sì, è brutto. Cioè se, però se no dipende, vabbè, ognuno ha le cose sue, insomma, i gusti sono personali, sono, sì, uno può dire che non mi piace questa cosa, cioè, perché può succedere, no? Però a me non, però fa neanche pazzire, senza giudizio, voglio dire, pazzire, no, 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 non mi piace, cioè, chi mi è scambiato per una sputacchiera, che esatto, cos'è? Mi fa un po' orrore questa cosa, non la trovo una cosa molto erotica, no non mi piace. Vabbè, mica adesso dice, non è che sono un sostenitore dello sputacchio. Tu sputi? Ma dipende, che ne so, in generale. Vabbè, a te piace lo messo sputato addosso? non entrerei nei particolari. Mi sento male. Vabbè, comunque prepariamo il video della Marcuzzi, che invece è stata come una invece donna molto moderna. E praticamente lei faceva tutti questi momenti con i suoi followers, eccetera. A un certo punto le hanno chiesto se lei fosse una sostenitrice dei sex toys, e lei senza indugi ha aperto il suo arsenale. Guardiamo un addirittura po'. Addirittura l'arsenale. Guarda, nell'altro mio arsenale. Zitti però.
Hai capito? Eccolo. Grande Alessia Marcuzzi, una donna moderna. È stata anche molto criticata per questa cosa. Ma perché? Vedi, però tante donne la pensano come Francesca, fanno la lotta contro il tabù. Io perché? Perché, certo, perché c'è la gente bigotta, siamo chiusi mentalmente. Se la tua fidanzata, Nicola, avesse questo arsenale nell'armadio di vibratori, a te piacerebbe o no? Ma certo, ma io ti dico cosa che mi... Ma certo che mi piacerebbe. Ah, okay. Allora, a me è successa una cosa. Hai detto che ti senti cosa. A disagio? Che pensi che lei goda più con lui che con te? No, ho detto che è un pensiero comune. Io sono tornato una volta da lavoro quando... avevo 20 anni, c'era la mia prima ex storica, sono tornato e lei stava con un film porno davanti, una specie di succhia vibra clitoride, vabbè, più un altro di, cioè c'aveva praticamente un negozio di sex toy tutti addosso. E io l'ho vista che stava là e... E che hai fatto? Hai detto mamma mia, non valgo niente. No, mi sono buttato, cioè, che faccio? Ti butti in mezzo alla mischia. Ti è piaciuta quindi questa immagine? Ma sì, ma l'importante è dare piacere e vedere che la persona che sta con te prova piacere. Poi se viene da parte tua meglio, se sei aiutato va bene. L'importante è che il partner stia bene, questo è il sicuramente diciamo che l'ingrediente fondamentale è l'altruismo. Molto esatto. Spesso l'egoismo è nemico del buon sesso, quando esatto. Uno pensa solo ai cavoli suoi, certo. Per non dire altro. Esatto, esatto. No, perché molti fanno, vabbè, faccio io e chi se ne frega dell'altro. Invece bisogna sempre pensare all'altro, anche perché secondo me il vero piacere è dare piacere, cioè almeno per quanto mi riguarda. Io bravo Edo, me la vivo così, esatto. Cioè se so che te in questo momento stai provando piacere, io sono molto contento e questa cosa mi dà piacere, piacere in automatico. Grazie per oddio, gli applausi. Ma mi faccia il piacere, ma mi faccia il piacere, vabbè, ma queste cose bisogna dirle. Ci abbiamo qualche vocale dalla regia, diteci un po' che cosa, com'è il vostro rapporto, vai, sentiamoci i vocali, vai. Ciao, sono sempre Zia Patti, volevo fare una domanda un po' più seria. Quando... Avreste problemi se vostro figlio o vostra figlia facesse sesso con lo stesso sesso? Cioè, se vi creerebbe problemi? Ma no, assolutamente no, ma ormai fa parte della vita più che Zia più Patti, normale quello. Siamo nel 2023, che... cioè, esatto. Basta, ormai... è una cosa ormai normalissima, meno male che stiamo ormai con questa sensibilizzazione giusta finalmente, cioè per me manco si deve fare sta domanda. Comunque esistono pure sex toys fai da te, cioè uno sta a casa, fa la spesa, no? Per esempio in America ci sono degli ortaggi, non so perché, forse modificati biologicamente, ma ci sono dei cetrioli giganteschi, vabbè. Delle carote gigantesche, delle zucchine gigantesche. Cos'è? Ma devo andare al fruttivendolo. Salve, no, mi serve una soltanto e basta, ma che ci deve fare esatto. Stasera? Carmen Di Pietro l'altra volta abbiamo visto che però aveva mandato il figlio a comprare solo una carota, sì, enorme. Come però mai? Una carota, non lo so. Strana sta cosa. Ma veramente uno va dal frutti vendola a prendersi le cose. No, dai. Certo, scusa Francesca, ma... puoi dire che ogni tanto qualcuno utilizza pure quello. Mio fratello sono in pericolosi. Passato l'ha fatto. Ma come tuo fratello l'ha fatto? È pericoloso che se ci ti spezza dentro, come fai ad andare in ospedale? Infatti, ma sai quante volte ma è se successo? Parlate con i medici in corsia, vi racconteranno delle scene veramente apocalittiche di quello che succede. No, è vera sta sì, cosa. C'è una scena di un film di Verdone in cui lui fa il medico e dice proprio questa cosa. Esatto. E una ragazza si era inserita a melanzane, addirittura tutto. Il telefonino per fare la vibrazione. È quello che ho detto. Capisci? Prima io, vedi. Insomma, vabbè, questo è casi limite, ma esistono cose. Ma magnum di bottiglie, non ma so. Ma no, c'è un oggetto che io so tra le amiche mie che è tanto utilizzato. Ecco. È un deodorante. L'Infasil, no. No, non voglio dire la marca che poi ci fanno la collaborazione la Durex con l'altra marca, però c'è una tipologia di deodorante. Ho che hai capito qual è? Mi sa di sì. Brava, che ha esattamente una forma fallica. Vabbè. E viene utilizzato quello per risparmiare, cioè così c'hai sia il deodorante che il dildo. Devo dirti che è stata mia ospite Naike Rivelli. Grande Naike. Personalità veramente molto forte. Forte. E lei appunto sia a Belvic ma soprattutto da me ha avuto anche l'idea di lanciare proprio questa linea di utilizzare il spazzolino, no? Elettrico come in realtà vibratore, cioè come accarezza clitoride. Lei ha spiegato perfettamente. L'Oral-B in realtà dovrebbe avere un cambio della testina, uno per la bocca, uno per... Ma scusa, ma non è tipo... Non so,
graffia, cioè, non lo so, lei dice di no, che ha provato, che è una cosa meravigliosa, che ovviamente senza dentifricio perché... senza dentifricio, ma magari ci si potrebbe mettere queste creme lubrificanti, riscaldanti, rinfresca. Lei giustamente dice ci si mette il lucida labbra, quello lì per ghiacciare, ma magari metti quelli con la setola morbida, certo non è che ti metti quello con la setola dura tipo che ti graffia. No vabbè, boh. Ma comunque non pensavo che ci fossero tutte quelle. Io addirittura avevo sentito una volta di sempre amici miei, ho provato, queste sono le cose che facevo a 15-16 anni, ho provato a mettere l'acqua, il getto dell'acqua del rubinetto, io fermo col getto dell'acqua, andava proprio lì, e sono riuscito a arrivare all'orgasmo semplicemente con il getto dell'acqua. Cioè cose mai viste, cioè... Beh, sono molto sensibili, ci sta anche la doccia, quella con i vari spruzzi. Però insomma, quanti consigli. L'idromassaggio anche. L'idromassaggio. Vai, continuiamo con i vocali. Buonasera, sono Leti del gruppo Bidet Cili. Come del bidet? Vorrei chiedere a Edo, da giovane o anche adesso, la sua pornostar preferita. La tua pornostar preferita? La mia pornostar preferita era Edelweiss, si chiamava. Cioè si chiama, ma adesso non fa più i porno, però mi ricordavo Edelweiss. Mostra la televisione, no? No, non credo. Mi sa che una DJ adesso, però da piccolo sì. Se no vabbè, però per me la più grande pornostar a livello di estetica era Moana Pozzi. Moana era imbattibile. Dobbiamo chiamare Rocco Siffredi una volta, ci ha ammazzato da ridere pure quello. Dai, dobbiamo invitare Roccone. Che fagli vedere qualcosa a Rocco Siffredi, se mette a ridere Rocco Siffredi con quello lì. Questo quello lì vibrante. Quello lì che quello è un là, quarto. Quello secondo me funziona proprio come massaggiatore della schiena, dei piedi. Quello è un'arma bianca, quello è carino. Un microfono, è perfetto come microfono. Senti, io direi basta con sto sesso, ma cambiamo argomento, perché ci sono tante altre cose di cui parlare. Senti, allora, intanto ringrazio Francesca, perché sei stata veramente carina, gentile. Dove ti possiamo seguire, dove ti possono seguire se ti vogliono contattare, sul tuo Instagram, come ti chiami, dillo a tutti, così magari ti... Allora, il mio Instagram si chiama Cinnamon, però con la C, sarebbe cannella in inglese, sì, Cinnamon con due O, trattino basso, love. Ok, Cinnamon Love, che bello, cannella, luna, amore, ci piace. Esatto. Quindi chiunque volesse avere altre informazioni, o magari altri consigli su quale oggetto sessuale utilizzare. Io apro la tua pagina Instagram, quindi c'è... Cinnamon trattino basso moon, uno si immagina tutta una cosa e poi trovi tutti i falli e succhia clitoridi sulla pagina, così. No, vabbè, parlo di sessualità. Ah, parli proprio di sessualità. E affronto qualche argomenti inerenti alla sessualità, insomma, a diversi aspetti. E anche ovviamente si parla di sex toys. Beh, certo, quelli imbancabili. Comunque, no, pensa a essere fidanzati o sposati con lei, che bello, il sogno di ogni uomo. Cioè che ogni sera dice: guarda, oggi stasera mi sono inventata questa cosa, guarda che ti ho portato, guarda. Scusa, se sei fidanzata, sei sposata. Io ho un compagno. Da quanto state insieme? Un paio d'anni. Quanto è felice lui? È allegro, che gira con un sorriso. È felice. Beh, ma stai imbarazzando, mi sembra quasi. Ma scusa, ma come prima dice che è venuta la combatte per il tabù, non si parla di sesso, parliamo di sesso in generale. Dico, comunque è bello avere una donna che si impegna a parlare di queste cose. E aperta di idee, insomma. Poi fantasiosa e tutto quanto, cioè nel senso, no? Guarda che non è una cosa così ovvia, cara. No, io sono d'accordo, anche perché gli uomini in realtà sono un po' contraddittori. C'è quello che in realtà si vuole sposare Madre Teresa di Calcutta e poi la va a tradire con il più grande Moana Pozzi della situazione. Però poi ci sono quelli più intelligenti che vogliono la complicità assoluta della propria donna e quindi vogliono anche condividere le fantasie più belle. Quello che però secondo me è più importante di tutti è quello che ha detto lei prima, cioè la condivisione. Quindi quello che piace a me, se collima a quello che piace a te, allora si può condividere. Se invece ci sono delle cose che uno dice, ecco, non mi piace che mi sputi addosso, evita di sputarmi addosso. Ecco, questo, no? Tante giusto? Altre cose peggiori fanno di tu. Guarda, ci sono. Ecco, forse dei tabù un po' ce ne ho,
Perché ci sono delle cose, allora, proprio di, in conclusione qua di argomento bollente, dici qual è il tuo più grande tabù. No, quelle cose tipo la pioggia dorata, queste cose così ormai nella vita. La cera bollente. No, no, queste cose no, non mi piacciono. Quelli che ti defecano addosso. Cioè queste cose non le riesco manco la a concepire. No, 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 quelle cose. Ma quindi non sei da bondage, non sei il Christian Grey. No, non mi... dei sogni di tutte le donne del probabilmente mondo. Probabilmente se tu mi legassi al letto mi verrebbe un attacco di panico e morirei sul letto. Cioè non lo... queste cose mi mettono un senso, cioè tipo un ammanettato sul letto, di qualche cosa, mi sento male, che le chiavi dove stanno, mi già mi viene l'ansia. Va no. Bene, qual è l'indumento più sexy che Nicole potrebbe indossare, che proprio ti fa impazzire a livello di intimità? Guarda, potenzialmente ne ha una marea, ma praticamente ne mette mai, ne manco uno, quindi sta sempre col pigiama, la tuta, e quindi è così, ragazzi. È così, vabbè, è così. Ci piace così, una cucciolotta, ma in generale, quello che più ti fa arrapare di una donna a livello intimo, qual è? Cos'è? Il tacco alto e tutta nuda, la giarrettiera, no, un body, guarda, la pelliccia sotto niente. Sono di un banale io incredibile. A me piace la ragazza di Reggiseno e Perizoma. Cioè, stop. Cioè mi piace così. Poi se c'ha le autoreggenti volo. Ma sono veramente banale io, così è. Vabbè, ci piace. È l'autoreggente, mi piace. Non so beh, perché. Pure una tutta nuda con i tacchi a spillo, la no, pelliccia niente sotto, mica tutta nuda e non va bene. Ma c'ha la pelliccia. Ma che di che pelliccia parli? Eco pelliccia, perché quelle vere non ci piacciono, perché infatti gli animali vanno rispettati. Però un'eco pelliccia un po' pelosa. Ma perché dai, mai vista una nuda con la pelliccia? Ah, e oh, che vista. Io non perché non ti è mai successo che una ti viene a casa magari con la pelliccia, fino ai piedi e poi sotto è nuda? Ma no, non mi è mai successo sta cosa. Perché se devi smettere di parlare delle tue cose personali con il radio, che te ti presenti con la pelliccia nuda sotto e vai in giro così. Allora, ragazzi, ricordate che se vede... esatto. Quindi quando vedete ma non è vero, se vedete Turchese in giro per Roma con la pelliccia, sappiate che sotto è nuda, e quindi è così, fermatela e... vabbè, perché una che va con un bel vestito longhetto lungo e non indossa l'intimo, ma in realtà va bene tutto. Tu mi hai chiesto qual è la cosa che ti piace, la cosa di che più ti piace. Guarda, le parigine mi piacciono pure un sacco. E dici qualcosa di più particolare. Le parigine, non lo so, se no comunque siamo un po' quegli uomini che fanno i finti regali alle donne, cioè tipo ti ho comprato questo fantastico completo di Intimissimi. Il regalo tu stai a fare da solo. Cioè, vabbè, la regalo... posizione preferita? Dai, mo me... no, 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 adesso devi rispondere. Devi rispondere, devi vabbè, rispondere. Sono di un banale io. Vai, quella del messignale, ma il missionario. È doggy style sempre. Comunque. Cioè lei sotto, tu no, sopra. No, il doggy style. Non mi fa a dire mo adesso proprio. Però quella è la posizione mia preferita. Ma doggy style. A ogni uomo, guarda, penso il 70% delle persone ti dirà sempre quella posizione là. Ok, con sculacciata annessa. Ma una pizzettina. Piccola. Dai, è tutta! E allora, grazie ancora a Francesca Canella. Noi ci rivedremo. Grazie. Vi giuro che si cambia argomento. Tra poco. Come vi giuro? TNT, attenti a quei due. Attenti a quei due. Edo, mamma mia, turchi. Si è abbassato un po' la temperatura. Adesso noi dall'amor sessual all'amor sacro. Quello di Flavia Vento. Oh no, mamma mia. Vai, vai. Dai, ma vai, che vai, non vai, lo sai che ha visto la ma Madonna? Sì, lo so. Tutte lei le vede. Una volta era l'UFO. Sì, pure Tom Cruise. Adesso è la Madonna. Aspetta, gli è apparso Tom Cruise o ha avuto contatti? No, beh, lei è stata, no, vittima di un inganno d'amore di un finto Tom Cruise che si spacciava per quello vero, che l'ha ingannata e ci è rimasta molto male e delusa. Però lei, sai che è diventata molto credente, che non ha rapporti sessuali ormai da, non so, 8-9 anni, che la chiamano Suor Flavia, e quindi lei va sempre in chiesa, prega molto, fa tanti rosari. E quindi giustamente la Madonna... E ha visto la Madonna, che gli ha detto che tornerà presto Gesù sulla terra. Sì. E che l'uomo deve pregare tanto. Ora, con tutto io però confido in Gesù, e quindi non credo che se... cioè, nel senso... dovessi proprio parlare con uno nel mondo, sceglierei proprio Flavia Vento per fare da tra, cioè nel senso, tutto il rispetto pure di Flavia Vento, però mo adesso addirittura la Madonna va da Flavia Vento per dire a Flavia Vento che Gesù, dillo al Papa, cioè non dire a Flavia Vento. Ma sai, un'anima pia come quella di Flavia, perché lei è una ragazza pura, sognatrice, un po' surreale, sì, con però, la testa fra le nuvole, magari ha scelto lei come certo, infatti interlocutrice. Pure gli alieni hanno scelto lei.
Ah, pure Brosio è stato scelto insieme a Flavia, anche oh, Brosio. Scelto, Flavia Vento e Paolo Brosio sono i rappresentanti sì, degli esseri umani. Esatto, pensa un po' come stiamo messi. Dice Lori. sai, Paolo Brosio col suo passato turbolento ha fatto ecco un cambio di vita molto radicale e poi si è dedicato a Medjugorje e a tutte le sue preghiere. A me gli estremi proprio così non mi piacciono mai, quando è proprio troppo. Tu credi? Troppo. Hai fede? Io? Sì. Io sono fede, non Emilio fede in Dio. Agnostico. Non credi? Credo che ci sia qualcosa, ma non è quello che vogliono farci. Cioè, questa è la mia, Certo. Nel senso, non lo so, qualcosa ci sarà. Ci siamo. Ci siamo. Ecco, questo è l'esorcista. Ci siamo. Suo sogno. Sì, ecco, vado a bellissimo questa cosa. Vabbè, voi cosa ne pensate? Voi che è apparsa, cioè, questo. Di Flavia Vento che ha visto la Madonna, ditecelo al 334-92-29-50. Tra l'altro, 5. Cioè, è apparsa al golf, al parco di golf, dove sì, è apparsa? Sì, al parco del golf, forse nella tenuta del conte, dove lei spesso va, perché devi sapere che Flavia vive per i suoi cani. Sì. Ne ha adesso 6 perché è morta una delle sue preferite. Ma tu poverina, tu sei bombetta. Tutto, sai. Sì, perché lei è una mia amica, io le voglio bene, devo dire la verità. E Bombetta era la sua preferita e lei tutti i giorni sta 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio con i suoi cani a camminare. Tra le sue mete preferite c'è proprio questo parco del golf, dove la Santa Maria Vergine si è palesata innanzi ai suoi occhi. Ok. Ma guarda, pure un sacco di amici miei l'hanno vista, però l'hanno vista ad Amsterdam al dopo il concerto di Manu Chao, cioè su altri post. Vabbè, lei era al parco del golf e vabbè, tu ci credi, Turchese, dai, fai l'amica, dai. Senti, dai. Guarda, io voglio credere che sia così. Ma che tu non vuoi vedo credere, l'ora di parlare con lei e senti, farmelo dire. Tu quindi, ci credi. Adesso ti prometto che glielo chiederò. E ma poi certo, dirò. Ma è ovvio che poi ti dirà, sì, l'ho vista e tutto, ma ci credi o no? Le chiederò. Abbiamo una telefonata, vai, sentiamo chi è. Allo, pronto? Pronto? Buonasera, sono Filli. Ciao Filli. Filli o Silli o Tilli? Filli. Filli da Filomena. Ah bello, Filli da Filomena. Ciao Filli. Ma non è il posto Filomena, che Filli viene da Filomena. Innanzitutto mi piacete un sacco, ve lo posso dire. Grazie. Che carino. Dovete stare tutti i giorni in onda, non una volta alla settimana, è troppo poco. Che carino. So, hai ragione. Io in realtà ci sto 2 perché ci sto anche il martedì con Turchesando. Ma... però quella più, cioè, più bella, lo ovviamente. So, è ma insieme voi siete una bomba. Oh, vabbè, ormai ci conosciamo da anni. Turchese. Grazie. Filomena. Insieme siete una bomba. Grazie. Filomena, ma senti un po', ma tu ci credi a questa storia che Flavia Vento ha visto la Madonna? Scettica al 100%. Sei scettica. Sei scettica. No. E che ha visto un UFO invece in passato? Vari UFO, non uno. Ogni tanto comunque c'ha il parcheggio degli UFO davanti a casa. Ti non dice. Lo so. Di cose ne succedono nella vita, per l'amor di Dio. Lo dici, non no. È che però. Dici tu sei più io per il no. Tipo San Tommaso. Se non vedo non credo. No. Beh. Ma poi specialmente per quanto riguarda il sacro, penso che non siano queste le cose che ci inducano a credere, ad essere più come devo dire, religiosi. No, soprattutto non è se no. Vedere la Madonna. Io spero che lei l'abbia vista, perché sennò è grave, dai. Inventarsi di vedere la Madonna non è una cosa carina. Però io perderei veramente, cioè nel senso, se io fossi proprio un cristiano cattolico, sapere che proprio ha dovuto scegliere Flavia Vento, rosicherei un po', dico, tra tutti. Secondo me l'ha vista più minù la Madonna, guarda come do. Cioè, cosa scegliere? Cioè, c'è il Papa che sta lì, aspetta, scusa, perché devi ma perché il Papa è già illuminato, lui la Madonna magari va da delle anime pie. Io vabbè, un po' addormentate. Ma pure guarda, se venisse da me direi guarda, scegli un altro. Qualcun altro che molto più immagino, faccio la storia io, ho visto no, ma beh, cosa le diresti tu? E direi, guarda, è sbagliato persona, cioè perché prima cosa penserei di essere pazzo. Allora, o ci appare insieme, cioè dobbiamo essere io e te vicini e ti sto dicendo, ma la stai vedendo anche te? Ok, sì,
Bene, allora ci credo. Se venisse da me da solo, direi vabbè, mi devo andare a far e vedere. E quindi tu, secondo te, la Madonnina di Fatima, tutte queste cose qui, deve esserci una sei cosa un po' scettico pure no lì. Ma io non veramente, io sono San Tommaso, io non credo a nulla. Tutto quello che mi racconti, io finché non, se non c'ero non ci credo. Cioè, se non mi vedevi non pensavi che io potessi esistere, ad esempio. Gran vabbè. Turchese ce n'è una, non ne vogliamo più nessuna, vabbè. Comunque Filomena, ti mandiamo un bacio, grazie. Grazie Filomena, bene, troppo forte. Un abbraccio. Ciao, grazie, ciao. ciao. Va bene, da Flavia Vento si passa subito a Fabrizio Corona, anche perché tra i due c'è stato un intreccio. Beh, a lui è apparsa la Fagnani a Belve, ok. E io ho detto martedì che peraltro devo darvi questo scoop, cari amici. Mentre martedì ero in collegamento con Loris Lepore, un suo stretto collaboratore, parlavamo proprio di lui con anche Emanuela Tittocchia, ha chiamato Fabrizio Corona, esattamente mentre ero in diretta, sul mio telefonino. Però io ovviamente l'avevo messo silenzioso nella borsa e non me ne sono accorta. Ma sicuramente avrebbe voluto lanciare delle bombe atomiche, che magari prossimamente lancerà, perché io ovviamente lo acchiapperò e dirò: cosa hai da dire? Perché io ho detto che onestamente la Fagnani non mi sembrava tanto una belva, mi sembrava una cucciolotta ammaliata. Dai. Caso strano, ieri Striscia ha dato, Staffelli ha dato Il tapiro d'oro alla Fagnani. Era un po' imbarazzata. Vabbè, ma ce lo vogliamo rivedere quel momento? Dai, vediamo. Ce l'ho. Così ne capite cosa intendiamo. Vediamoci. Piace sempre alle donne come prima. A te ti piace ancora? Queste domande, quando uno fa questa domanda ti rispondono sempre sì. Ancora avresti preso. Beh, non è se ti piace, puoi dire no, cioè. Io ho un magnetismo, guardo una donna e dopo un attimo sono lì che me la faccio. Sarebbe così, sì. Se spegniamo le luci, eliminiamo il pubblico e mettiamo una musica in sottofondo e sappiamo che non c'è più niente qua intorno a noi, magari un bacio scatterebbe. Beh, no. Cioè, ma la vedi lei? Sì, imbarazzatissima. Sì, sì. Cioè, lei si è messa, si è proprio infuocata. Allora, Corona fa le cavolate, le cose, però obiettivamente mette in dubbio la mia eterosessualità. Cioè, anche tu, aiuto, cioè, pure Tavassi vorrebbe stare con Corona, ragazzi. Questa è la notizia di oggi. Che facciamo? Glieli diamo due colpi a Corona, ma giusto pure per dire. Tutti vogliono Corona. Vabbè, dai. Io lo adoro, c'hai ragione. Secondo me ha un fascino pazzesco. E questo magnetismo, secondo me, è innegabile. È figo. Lei stava svenendo, era ipnotizzata. Sì. Non poi era più una lui belva. Ha una cioè, ha un modo di parlare, poi cioè, molto piacionico, capito? No, ma poi c'ha quello sguardo, no? Sì. Ti guarda proprio dentro le budella. Sì, hai visto come parlava? Cioè, sì. Cioè, adesso si spengono le luci. Si spengono le luci. Non c'è più nessuno. Magari un bacio scatterebbe. Un bacio scatterebbe, certo. Poi certo. Ti immagini che in realtà si poteva in quel momento avvicinare sempre di più. E lei era proprio proprio imbarazzata. Sì, ma si vedeva. Poi che si toccava i capelli, si stava lì. Tutto, sembrava la classica liceale quando la inviti al ballo della scuola. Sì, e arriva il ragazzo che ti piace, il figo della scuola. Che grande Corona conquista tutti: uomini, donne, cani, sì, cavalli. Ma come cani? Ma non è vero. Tutti vogliono Corona, fare sesso con lui. Piero, essere posseduti da lui. Per il discorso di Flavia Vento e la visione. Ah, sentiamo. Piero, pronto? Pronto? Piero? Pronto? Piero. Eccolo Piero! Ciao, benvenuto! Ciao! Guarda, in realtà non mi chiamo Piero e nutro una forte ammirazione per te e per il tuo ospite. Ah, grazie! Grazie, perché non è, vai, si chiama un e altro come modo. Ti chiami? E vi volevo dire una cosa, che tanti anni fa, circa 81-82, non mi ricordo bene, ho subito questa cosa, subito forse non è la parola. Hai avuto una visione? Però ho avuto un'apparizione, mi sono... Anche tu? Sono talmente spaventato. Ma di chi? Chi ti è venuto a trovare? Faglielo raccontare, non invadere. Mi è venuto a trovare una donna velata. Talmente spaventato che ho avuto una reazione. Ero piccolo, avrò avuto 9-10 anni. E ho avuto un comportamento veramente bruttissimo nei confronti di questa apparizione e ho detto brutte parole.
Cioè, ah, cioè ti è apparso qualcuno tipo una santa, te no, ma scusa, però io stavo facendo un rapido calcolo, lui ha detto 80-82 anni fa, dalla paura avevo nove... gli hai detto levate praticamente, sì, è così, l'hai fatta andare via. Sì, però questa cosa qua me la porto avanti da tutta la vita. Volevano i miei parenti, dicevano dobbiamo presentare questa cosa, dobbiamo dire che è successa questa cosa, e mia mamma ha risposto no, me lo ribaltano come un calzino. Scusa Piero, ma che cosa ti ha detto prima di ricevere tutti gli insulti e venirle contro? Che cosa ti ha detto? Mi ha chiamato per nome e mi ha detto vieni qua che ti devo dire una cosa. Fine. E te non la svegli, ma per curiosità potevi almeno sentire che te doveva dire, cioè, non... Si è spaventato, aveva 9 anni. No. Ma era cosa, cioè, mi doveva dire, ma io c'avevi paura che... Però ma... sì, sinceramente ero un ragazzetto, avevo 9-10 anni, mi sono spaventato. Avevo ben capito cosa avevo davanti, però la mia reazione è stata una reazione come vai via, fuggire. Se ti fosse capitato adesso, Vabbè, ma a 9 anni è giusto, ma se ti fosse capitato adesso ascolteresti quello che aveva da dire? Se mi capitasse adesso andrei e ascolterei quello che mi deve dire. Che bello, ma magari tu pensi che era una figura celestiale, però non una figura demoniaca. No, lui ha capito benissimo. Guarda, io adesso non vorrei proprio esagerare a parlare, ma ormai dall'alto dei miei 51 anni sono convinto che era la Madonna. Ah, vedi. Ragazzi, non vorrei che fraintendesse. No, no, è per carità, lo dice Flavia Vento, lo puoi dire pure tu. Ho ascoltato molto i vostri discorsi, non mi sono quasi mai collegato con questa radio. Ho ascoltato che parlavate di sesso e puttanate varie, perdonami. Poi a un certo punto è venuto fuori un simil discorso. Ho detto, ma mi sento un attimino toccato, fammi parlare con questo che ride con questi 54 denti, che è simpaticissimo. Grazie. Mi fa morire. Grazie. Parlare di azzurra, tutti i finti parlare sono. Di azzurra celeste, ecco, turchese, azzurra celeste violacea, nostalgia. Esatto. Vabbè, ma tu mi devi... Però comunque questa cosa ve ne voglio raccontare, posso raccontare un'altra cosa? Vai. Beh, sì. Che altro è venuto a trovare? Vai. Allora, succede che quando avevo 3 anni mio papà rientrava da lavorare e allora io sul balcone, che ho visto mio papà che rientrava da lavorare, e sono proiettato verso la porta. Dalla porta c'era da fare un paio di rampe di scale e mia mamma mi fa non attraversare la strada, come non me l'avesse detto. L'hai attraversata. Io scendo dal portone E tu l'hai attraversata subito, ovviamente. Sì, facevo 3 anni, stai ad ascoltare. Allora succede che una macchina mi investe, vado in ospedale. Queste sono tutte cose che mi sono state raccontate, io non mi posso ricordare. Mi sono state raccontate queste cose. Praticamente dopo essere stato ingessato per una rottura di femore a 3 anni, quindi quando ti rompi il femore ti ingessano fino sopra i pettorali, che io ai tempi chiaramente non avevo. Sta di fatto che non avevo voglia di fare le fisioterapie, perché per me esisteva soltanto il pallone da calcio, e le fisioterapie mi raccontava mia mamma che consistevano in stare su dei materassini, giocavi con una palla di spugna. Quando succede che io devo essere rimesso dall'ospedale, arrivano i miei genitori, stiamo parlando del 75-76, una cosa del genere, dice guarda Italo, oggi andiamo a casa. E io ero nel lettino dell'ospedale con il pigiama, e sai, tutti che chiacchieravano. Io guardo mia madre e dico mamma, ma mi hai detto che andiamo a casa? Dice no Italo, aspetta un attimo, adesso ti vengono a prendere. Quando a un certo punto io mi tolgo il lenzuolo di dosso no, e dico mi vengono a prendere, e mi proietto verso la porta dell'uscita della stanza dell'ospedale, e tutti cominciano a piangere, infermieri compresi,
le mie, c'erano le mie zie, le mie cugine. Praticamente io dovevo essere uno di quelli che non camminavano più, soltanto perché non avevo voglia di fare la fisioterapia. No, un miracolo, allora io mi lancio via dal letto. Evviva! E tutti hanno pensato, bella questa storia, il culo a tutti. No, è bellissima. È certo. Secondo me, poi dopo, certo, dopo sei anni, la Madonnina ti era venuta a salutare dopo che ti aveva fatto il miracolo a tre anni. Ci vedo un certo collegamento. Esatto, certo, certo, esatto. Certo. Grande Italo, sei stato. Dimmi. No, ma aspetta un attimo, non mi ricordo quel ragazzo lì con la maglia bianca, Edoardo il Tavassi, come si chiama di nome? Edoardo. Il Tavassi, Edoardo. Ma Italo, a me mi chiami azzurro e celeste, primo, no? Prima o poi te mi dici, Edoardo, certo, io prima o poi te meno. Dimmi. Però Edoardo Tavassi è veramente una persona molto molto simpatica. È grazie, vero, Italo. Bravo Italo, sono grazie. D'accordo con te. Se no mica me lo acchiappavo. Ti voglio bene, ti voglio bene. Mica me lo acchiappavo, no? Mi fa morire da ridere. Ma fate sta barba perché non te si può vedere. Ma che no, rimane, questa è una barbetta che ci sta. Ascolta Italo. Ma qua. Poi Italo, guarda, non deve piacere a me, deve piacere alla ragazza mia. Quindi, Italo, ti mando un abbraccio e. Grazie di questi bei racconti. Sì, grazie per ti aspetto martedì a Turchesandro, ciao, Italo. Ragazzi, mi raccomando. È stato bellissimo parlare con voi. Ciao, Italo. Piero. Grande. Ciao, Azzurra. Grazie, ciao, Piero. Italo, ho detto Piero. Fantastico. Vabbè, a me in tutti i modi mi chiamano Azzurra, Topazio, Acquamarina, Celeste, Verde, Viola. Ma ragazzi, comunque, ma il turchese già, è il turchese. Ma hai visto che già in questa trasmissione abbiamo parlato di due persone che hanno avuto a che fare con un'apparizione della Madonna? Cioè, per la legge dei grandi numeri, la statistica. Italo e Flavia Vent. Cioè, già due Paolo stanno Brosio. Così. Paolo Brosio, tre, olè, e vai. Ragazzi, ma poi ci sta pure quella del lago qua vicino, non mi ricordo, tutto l'inverno scorso ci hanno parlato di quella che vedeva la truffatrice. La truffatrice, come dice Lorenzo, giustamente. Con la Madonna che cucinava le lasagne, non ma so. No, ma no, ma come? Ma addirittura. Sì, una roba c'è un vocale. Vai. Ciao Edo e Turchese, volevo farvi complimenti perché anche questa sera avete fatto una puntata molto ma molto interessante. Grazie. Che sono argomenti che servono e aiutano. Grazie. Ed è giusto parlarne. E poi volevo dirvi che 2 ore sono sempre troppo poche. Che carina Federica. Grazie Federica, grazie, che carina. Grazie, che Fede. Veramente carina, infatti. Minù, tu stai a dormire proprio, mamma mia, eh? Ripeto, sta dorme digerendo come non so che. Sta digerendo il dildo che si è mangiato prima. Esatto. Sdraiata così. Ma tu sei pronto a commentare le varie notizie bizzarre dal mondo? Varie, non è che poi ce ne sono così tante, te lo dico. Beh, ce n'è qualcuna, tipo Pamela Anderson non si trucca più perché è morta la truccatrice, lo sapevi? Perché? Ma come non si trucca più perché? Ma se è morta la sua truccatrice e lei ha deciso. Io mi sento male. Non truccarsi più. Cioè lei è struccata adesso. Comunque ti consiglio di vederti la serie su la storia di lei e Tommy. Te la ricordi che uscì il video porno loro amatoriale? Ma ragazzi, è una storia incredibile quella. Ma invece lo sai che succede domani? Cosa succede domani? A parte che è il mio compleanno. Domani è qui. Certo! Quindi è stasera a mezzanotte che ti devo mettere sì, la sveglia. Sì, ragazzi, divento più giovane, siete pronti? No, incredibile. E ti dico che sono nata lo stesso giorno di mio fratello con 3 anni di differenza. Cioè, i miei genitori, a proposito dei sex toys, trombavano solo quel giorno a quell'ora. Una tragedia. Comunque, una cosa che è tipo il terzo segreto di Fatima è scoprire la tua età. Cioè non si trova da nessuna parte la tua età. Su Google, te lo giuro, non si trova la tua età. Ma perché sei andata a vedere quanti anni ho? Voglio vedere, sono e quanti curioso. Anni ho secondo te? No, non te lo dico. Facciamo il toto età. Secondo voi quanti anni ho? Però ditecelo. Se una zecca, secondo me, dai, facciamo 41. Ma va a cagare. Dai, va. No, io voglio essere obiettivo, 41 ti dico. Ne dimostro 41? No, io voglio indovinare. Se vogliamo fare il gioco di dartene di meno, famo che ce ne 25. Va bene, pure 18. Pure 18. Pure 18. Ho indovinato. 41. Beh, diciamo che farò un evento che si chiamerà 40 sfumature di Turchesando. Ci ho azzeccato, sono troppo forte. 40 sfumature di Turchesando. Oh, cosa fai per il tuo compleanno? Allora, intanto devo dirvi che non solo sarà il mio compleanno domani. Ma ci sarà un incontro tra Totti e Ilari. Ah, è vero!
ragazzi, udite udite, forse i Rolex torneranno a Totti, o comunque in una cassetta in comune. In comune, però il numero non si è ben capito di quanti Rolex sono. Esatto. Perché? E ci sarà questo incontro tra loro due, che credo che non abbiano tanti rapporti. Beh, adesso con i Rolex, bene o male, un po' saranno, cioè, d'accordo. Quanti... Lei dice che sono 6-7. Lui invece dice che erano 7-8. Poi erano arrivati tipo invece 12. 12, Quanti per il saranno questi Rolex? Ma almeno 1 milione di euro passa, insomma. Mamma mia. Molto molto serie limitate per clienti VIP e super VIP, e però insomma magari questi Rolex faranno ritrovare un minimo di pace tra due amatissimi ex innamorati. No? Magari gliene casca uno, lo trovo io, mentre magari sarebbe... Beh, vabbè, guarda, dicono che, non mi ricordo, forse all'Eur c'è questo scambio, non mi ricordo dove ho letto che ci sta questo scambio, in quale banca, se vuoi andare. Eh sì, facciamo una capatina, che soltanto sono 12, magari uno casca e andiamo a vedere. E ti sei fatto casa, Ma via. Che farà Noemi, Naomi, Noemi, ma... Bocchi? Abita pure vicino casa. Sai che io sbaglio tutti i nomi. Sì, tu li, non è che sai, lo so. Noemi, Naomi. Dimmi un po'. Whoopi Golder. Golder, prima era Golder, ora è diventato un Golden Retriever. Whoopi Goldberg. Goldberg. Ma quello dell'altra volta mi ha fatto sentire male. E Angelina Jolie? Come si chiama? No, Angelina Jolie l'hai azzeccato. Angelina Giolitte. Giolitte l'hai Angelina. Ah, Angelina Giolitte. Dai, Giolitte. Giolitti pure. Dai, che ti prendo in giro, tavassone del mio stivalone. Mi sento male. Comunque, altre notizie. Cioè, ce ne sono varie. Licenziato in seduta stante il manager dopo aver chiamato un collega gay principessa. Principessa, questo qui nel è parco di nel Gardaland. Parco di Disney. Sì, no, di Gardaland. Omofobia a Gardaland, è successa questa cosa, vedi? Eh sì. Hanno fatto bene, l'hanno licenziato. Hanno fatto bene, dici. Anche se spesso e volentieri, diciamo che uno se lo dicono anche tra di loro, insomma, in maniera anche spiritosa, principessina, così. Però bisogna capire l'intenzione. No, bisogna vedere come l'ha com'è detto. Stata, ecco. Se è stato licenziato, vuol dire che la persona interessata si è lamentata, o comunque è giusto così. E avete fatto bene! No. Ecco. Inizia a usare la tua voce, quella che piace a tutte le tue fan. Ma questa è la colonna sonora di Interstellar, è stupenda questa. Aveva una prostituta sotto il letto, settantenne, cacciato da una casa di cura. Vecchio arrapato. Ma come avevi una prostituta? Senti. Philadelphia, Stati Uniti. Aspetta, devi leggere il proseguo di quella storia. La leggo. Philadelphia, Stati Uniti. Un uomo di 70 anni ha perso il sussidio perché è scoperto con una prostituta nascosto sotto il letto. Il pensionato era riuscito a racimolare il denaro per pagare la donna vendendo alcol agli altri ospiti della struttura. Ma come? Questo era uno spacciatore di alcol per pagarsi la prostituta. Il fatto è stato segnalato dai commissari della contea, che ha investito più di $1 milione lo scorso anno per sovvenzionare l'assistenza per gli anziani nelle stesse condizioni del settantenne. Ma come li sovvenzionava? Questo nascondeva le prostitute sotto il letto. Vabbè, questa è meravigliosa. È meravigliosa, questo, ragazzi. Ma hai capito il vecchietto? Vai, vai, leggi l'altra. C'è quella su Biden. Dai. Il cane di Biden continua a mordere agenti dei servizi segreti. Vivere alla Casa Bianca lo stressa troppo. Come Minù, che quando sta qua sopra mangia i cavi. Oggi però è stata brava, hai visto come è rilassata? Dorme solo. Posso dire una cosa? È morta da tipo 1 ora e un quarto, non te ne sei accorta. È palesemente morto questo cane. Patatina, fatti salutare, che adesso stiamo arrivando alla fine. Eccoci qua. È finita di nuovo. Ma è finita. Le 2 ore che volano di più della mia vita. Esatto, pure le cioè, mie. 2 ore che volano. Spero che per voi sia lo stesso. Comunque anche oggi siamo in tendenza su Twitter. Beccatevi questa. Ha detto primi, non è vero, non lo so. Mi è arrivato che siamo in tendenza. Sicuramente saremo primi, perché noi siamo sempre primi. Senti, allora, autostima. Noi adesso vi lasciamo per lasciarvi l'appuntamento. Un orgasmo, cos'è? Stai usando il succhia clitoride che te l'ha lasciato Francesco. Sì, me l'ha lasciato di nascosto qua sotto. Io vi aspetto a Turchesano dalle 18 alle 20 martedì e poi giovedì di nuovo col con TNT. Noi, TNT. Ragazzi, non lo so, però volevo rimanere ancora un altro po', invece bisogna salutarci, che brutta questa cosa. Vabbè, ci vediamo giovedì prossimo, vi voglio bene. Turchese Baracchio, Edoardo Tavassi e Lorenzo dall'altra parte del vetro. Ciao, grande, grazie a tutti, regia. Regia video e regia audio.
Ciao belli. TNT, attenti a quei due.